Newton, seconda puntata, il gravissimo problema della gravità. Allora, dal punto di vista matematico, la legge gravitazionale scoperta da Newton non faceva una piega. Il problema era la sua interpretazione fisica, la sua interpretazione realistica. Perché? Perché quella formula tradotta fisicamente, quella formula matematica tradotta fisicamente, significava che i corpi hanno una capacità di interagire a distanza nel vuoto assoluto, cioè senza nessun contatto fisico. Come se in questo momento comunicassimo tra di noi telepaticamente, senza il medium delle onde sonore. Ci siamo? Per questo motivo, i fisici di scuola cartesiana, i fisici continentali, in particolare francesi, che seguivano il modello meccanicistico duro e puro di Cartesio, di Descartes, accusano Newton di essere un mago, cioè di fare ancora magia rinascimentale, di avere ancora una concezione animistica come quella di Keplero. La stessa accusa, no, era stata mossa alle leggi di Keplero dallo stesso Galileo Galilei, perché secondo Cartesio e quindi cartesiani, i fenomeni fisici si devono sempre necessariamente basare su un contatto diretto o mediato tra corpi solidi, tra masse di materia. È chiaro? Il bello è che anche Newton, per quanto riguardava la fisica meccanica, condivideva questa tesi e infatti inizialmente si sforza di ipotizzare la presenza di un medium, cioè di un etere, di una sostanza che lui, in base alla tradizione antica di origine aristotelica, chiama etere, ma anche Cartesio, vi ricordate? Quindi una sostanza che appunto facesse da medium tra il Sole e i pianeti e quindi appunto permettesse una trasmissione della forza attrattiva non nel vuoto a distanza, ma appunto per contatti successivi, come le onde sonore. Okay, per fortuna quando, no, voi sentite le mie parole, no, non siamo a contatto diretto, la mia bocca non tocca le per fortuna le vostre orecchie, ma no, le mie corde vocali muovono le onde sonore e le onde sonore giungono ai vostri timpani, eccetera. Lo stesso, no? Lo stesso, chiaro? Tuttavia, per quanto Newton si sforzasse di cercare di configurare la massa di questo etere, perché attenzione, doveva essere molto poco denso, il meno denso possibile, però sufficientemente denso ed elastico da, appunto, da trasmettere una forza attrattiva. E comunque, in ogni caso avrebbe dovuto introdurre un ulteriore fattore nella sua formula, e quale che fosse il fattore, purché fosse minimamente credibile,
credibile nel senso avesse una credibilità fisica minima, cioè una consistenza fisica minima, la formula sballava completamente, cioè non era più precisa, non corrispondeva più alle osservazioni. Alla fine si arrende sul piano scientifico. Si arrende sul piano scientifico e sostiene famosa dichiarazione: ipotesi di H, latino ipotesis, non fingo, cioè non mi invento ipotesi. In altre parole, chi? Ah, pensavo fosse già arrivato. No. Ipotesis non fingo. Adesso sto bene. Cosa vuol dire, detto in parole un pochino più umane? Nel momento in cui a livello scientifico non ho gli elementi necessari per suffragare una tesi, non devo inventarmi qualcosa perché c'è bisogno di risolvere il problema, non mi devo inventare una soluzione, devo arrendermi, devo accettare un limite della scienza, in questo caso ovviamente fisica, devo riconoscere il limite delle possibilità di comprensione scientifica della realtà. Ma subito dopo aggiunge che è possibile andare oltre questo limite, ovviamente non più in modo scientifico, ma in modo metafisico-teologico. E sostiene anche che questa continuità, questo sconfinamento però nella continuità, è del tutto legittimo. Cioè, laddove la scienza tocca il suo confine, è del tutto legittimo che la ragione metafisico-teologica prosegua per completare l'opera. E dunque arriva a sostenere che la forza di gravità, la forza attrattiva di gravità che agisce a distanza nel vuoto, è lo spirito di Dio, è Dio Spirito Santo presente nell'universo, è il Dio immanente nell'universo. Tanto è vero che nella sua famosissima opera scientifica, cioè I Principi a Matematica, dedica una sezione, un capitolo intitolato scoglio generale, non scoglio, anche se risolveva uno scoglio scientifico, scoglio sarebbe commento, lo dedica a quella che per lui era la dimostrazione razionale necessaria dell'esistenza di Dio, in base a che cosa? Altrimenti non si spiegherebbero l'esistenza della massa, cioè l'esistenza della materia, e l'esistenza del movimento. Per forza l'universo deve essere stato creato innanzitutto, no, da qualcos'altro, da un essere intelligente, super intelligente, altrimenti da dove vengono fuori la materia e il movimento? E altrimenti, soprattutto, da dove viene fuori l'ordine matematico mirabile dell'universo? Quindi non può che essere l'universo una creazione di un Dio super intelligente, di un Dio super matematico, che continua a governare l'universo, è presente nell'universo e lo governa, ed è addirittura non solo la forza gravitazionale,
ma è anche lo spazio e il tempo assoluti. Per Newton, anche se la scienza fisica sperimentale attesta sempre dei tempi e degli spazi relativi, perché le misurazioni degli spazi sono sempre relativi le une gli uni agli altri, e anche dei tempi non sono sempre relativi gli uni agli altri. Tuttavia, per Newton, devono esistere uno spazio assoluto e un tempo assoluto, altrimenti i tempi relativi non avrebbero fondamento, gli spazi relativi non avrebbero fondamento. Però nessun oggetto fisico, nessuno spazio fisico, nessun tempo misurato fisicamente da, appunto, da, come Galileo dall'orologio ad acqua, può essere assoluto. Quindi lo spazio e il tempo assoluti sono Dio. Dio è anche spazio e tempo assoluti. Scrive che lo spazio e il tempo sono il sensorium Dei, cioè l'organo, o meglio gli organi, sono gli organi di senso di Dio, cioè il modo in cui Dio sente, per così dire, tra virgolette, l'universo e agisce sull'universo. E lo governa. Attenzione a questo, perché sarà proprio una delle tesi fondamentali che la teoria della relatività di Einstein all'inizio del Novecento rovescerà. Perché sapete che per Einstein invece non è possibile nessun tempo assoluto, nessun spazio assoluto. Studiando fisica poi lo capirete sempre meglio, spero, se non l'avete già capito. Ok. Ricordiamoci che Newton, se avete letto La vita dovreste avere capito, scrisse una volta e mezzo di teologia rispetto a quanto scrisse di scienza, quindi era molto più interessato all'esegesi biblica e quindi agli studi teologici di quanto fosse interessato agli studi scientifici. Era un mago rinascimentale? Sì e no, perché come lui stesso dichiara, lui dice no, per quanto riguarda la fisica meccanica, la fisica, effettivamente i fenomeni fisici sono meccanici, sono meccanicistici. Ma no, non vale per tutta la realtà. La realtà chimica, la realtà biologica, e lui era anche un alchimista, seguiva la tradizione alchimista, dedicò moltissimo tempo, forse ugual tempo anche le sue ricerche alchemiche, i suoi intrugli alchemici, a fare anche lui intrugli alchemici alla ricerca della pietra filosofale. Quindi per quella che noi chiamiamo chimica, per la biologia, non vale il meccanicismo, vale in effetti, vale l'animismo, cioè un principio vitale, immateriale. Per concludere, Newton è il primo scienziato moderno che sostiene l'infinità dell'universo e che l'argomenta, voi direte, ma già Bruno, sì, differenza, in questo caso Newton argomenta l'infinitezza dell'universo in modo scientifico, sulla base della sua legge di gravità. Perché? Perché sostiene che se
se consideriamo la forza di attrazione dovuta alla massa, direttamente proporzionale alla massa, tutti gli astri, no, possiamo osservare, anche se non, finisco, anche se non, non siamo convinti che l'universo sia infinito, però constatiamo che vi sono astri innumerevoli, quindi una massa enorme. E se tutte queste masse si attirassero, dovrebbero compattarsi in un'unica massa, cioè non dovremmo vedere tante stelle, tanti pianeti, almeno quelli nostri, o supporre l'esistenza, come faceva Bruno, di altrettanti pianeti, esopianeti. Come si spiega invece che li vediamo? Perché lo spazio è infinito e quindi le distanze sono enormi e in base alla legge del quadrato della distanza, la potenza dell'attrazione gravitazionale è diluita in maniera tale che ogni astro rimanga, per così dire, indipendente. È chiaro? Se è chiaro, possiamo fare ricreazione. Possiamo ricreare.